diciamo che sono qui da poco, per cui insomma la mia è chiaramente un giudizio o comunque un'impressione parziale, però io ho trovato una società molto ben organizzata, con una struttura che funziona bene, tenuta bene e con tutti quanti diciamo gli ingredienti per riuscire a fare un buon lavoro. Chiaramente la realtà è diversa, però come ho detto prima in conferenza stampa, insomma io sono qui sicuramente per portare la mia esperienza, il mio know-how, chiamiamolo così, però sono qui anche per imparare, capire le cose che qui già funzionano e cercare di, se possibile, di farle funzionare ancora meglio. La squadra secondo me è una buona squadra con degli ottimi elementi, secondo me è una squadra anche con un buon equilibrio, che potrebbe avere un buon equilibrio di gioco. Sarà una squadra che cercheremo di trovare una sua identità strada facendo, credo che questo primo mese sarà già importante per capire alcuni aspetti importanti, per poi trovare delle linee di gioco a cui poterci aggrappare nei momenti di difficoltà o comunque su cui poter far leva per cercare di fare una buona stagione. Chiaramente in passato, voglio dire, il tempo di inattività di un giocatore era molto breve, per alcuni quasi nullo, mentre adesso in pratica più o meno tutti sono fermi da tanto tempo, quindi sicuramente sarà un inizio di preparazione molto diversa rispetto a quelli che siamo abituati a fare, per cui insomma anche diciamo l'approccio tecnico sarà comunque un po' diverso rispetto al solito, quindi poi vedremo durante il campionato quante scorie di queste inattività ci porteremo dietro. Io spero veramente poche, perché insomma con la preparazione vorremmo cercare di portare tutti quanti già ad un buon livello già con la prima di campionato. Beh, la Superlega secondo me da come si era dipinta a marzo adesso, cioè a marzo sembrava che ci fosse una causa Covid, diciamo un ritorno diciamo a un regredire dal punto di vista tecnico, parlando di media della Superlega, mentre io direi che il campionato prossimo forse è ancora più difficile di quello dell'anno precedente, per come si sono attrezzate noi, ma come anche le altre squadre. E secondo me la cosa più importante, non voglio parlare di cose tecniche o tattiche adesso perché è prematuro, e se noi riusciremo a creare una squadra con un'unione di intenti, cioè che performi come un'unità e non come dei giocatori che giocano ognuno per conto proprio. Questa è la cosa che secondo me è imprescindibile. Bene.